Buonasera signore e signori, benvenuti in questo auditorium della sala parrocchiale di Nucera, grazie al sacerdote Don Francesco, grazie a chi mi ha invitato. Dai un calcio alla sclerosi multipla, secondo torneo di beneficenza. Oggi si è svolta una partita proprio per dare risalto, per far parlare nella maniera più seria e professionale della malattia della sclerosi multipla. Il nostro ospite, con grandissimo piacere, il dottor Roberto Bruno Bossio, che è responsabile del Centro Sclerosi Multipla di Serra Spiga di Cosenza. Il dottore evidenzierà gli aspetti clinici della patologia, diagnosi, sintomi, terapie. Siamo alla presenza, onorati della presenza dell'avvocato, il signor sindaco della città di Nocera Terinese, l'avvocato Fernanda Gigliotti, grazie di essere con noi. Parlerà di ciò che si può fare in un comune per la prevenzione e le eventuali terapie e servizi ai disabili. E poi abbiamo la dottoressa Amato Mariannina, che è una psicologa, e ci parlerà degli aspetti psicologici del malato di sclerosi multipla, dopo la diagnosi e durante la malattia. Ancora grazie per essere qui tra noi. Da adesso vi dico, tenetevi un appunto mentale o scritto, se avete desiderio di chiedere qualcosa al dottore Bossio, tramite il microfono, tramite uno di noi, chiederemo tutto quello che sarà in nostra facoltà fare e anche, tra virgolette, approfittare di questa presenza, poiché è un responsabile di grandissimi studi e un grandissimo medico che abbiamo la fortuna di avere nella nostra terra di Calabria. Vi posso chiedere un applauso sia per il dottor Bruno Bossio che per il signor sindaco della città di Nocera, la dottoressa Fernanda Gigliotti. Grazie a Caterina Stella. Katia Stella la conosco così perché ha organizzato, io oserei dire da sola, perché negli ultimi giorni era troppo tardi per dare una mano, volendo darla tecnicamente, da anziani sul campo, per aiutarla di più, ma è da sola ha organizzato questo convegno. Un applauso per Katia Stella. Io le vorrei fare una domanda, e non perché desidero un messaggio positivo a tutti i costi, perché già nella domanda talvolta le risposte sono un pochino contenute, però... Dottore Bossio, lei ha detto che per un tipo di livello di malattia, se così si può intendere, non vi è ancora, la ricerca non ha dato sviluppi per i quali dire curati in questo modo. Le chiedo cosa si può fare o cosa si può intendere fare per poter prevenire, se questa parola in questo caso si può usare, già che lei ha detto quello che ha detto per uno stadio, e poi cosa lei può non suggerire o consigliare, ma conoscendo quello che è la gestione delle attuali, tanto ASL, tante amministrazioni comunali, poter fare nel proprio comune al signor sindaco che abbiamo qui presente. Grazie. Dunque, purtroppo la parola prevenzione in questa patologia non esiste. Non è una malattia per la quale si può fare prevenzione. La prevenzione è una parola che è nata prevalentemente nei confronti delle malattie neoplastiche, e quindi la prevenzione si può fare lì facendo una serie di indagini diagnostiche che danno la possibilità di anticipare i tempi della diagnosi. Questo accade con una certa frequenza. Nell'ambito delle patologie croniche tipo degenerativo non si può fare prevenzione. Immaginate a una persona, noi paragoniamo frequentemente la sclerosi multipla al diabete. Se noi volessimo fare prevenzione sul diabete non ci riusciremmo mai, perché lei dice, vabbè, ma basta non mangiare dolci. Non è così, purtroppo. Io sono un goloso, però può essere che probabilmente io mi faccio la mia dose giornaliera di cioccolata, seriamente, però può essere che diabetico non lo diventerò mai. Il soggetto che è predisposto al diabete, perché ha un'immunità che predispone per il suo diabete, diventa diabetico alcune volte anche a 10-12 anni, quindi si può diventare diabetici molto giovanili, diabetici insulino dipendenti. Per cui questo cosa significa? Che la prevenzione nell'ambito della sclerosi multipla non esiste, perché è una malattia che ha una sua predisposizione genetica. Però la domanda era cosa possiamo fare per le forme secondarie e progressive che oggi non hanno terapia. Allora, innanzitutto cosa possiamo fare?
La secondaria è progressiva, lo dice la parola stessa, è secondaria, quindi appartiene a qualche cosa che era primario e che si è trasformato. Questa cosa primaria, che poi si trasforma, noi la dobbiamo cercare di anticipare quanto più possibile, la dobbiamo lavorare lì bene. Dobbiamo lavorare lì bene con la diagnosi e quindi essere precoci. Precoci che vuol dire? Se invece di 10 placche io trovo un paziente che ne ha 3, significa che devo fare la mia lotta facendo dei controlli, le terapie corrette e quant'altro, in modo tale che restino 3 placche. Perché se da 3 passano a 10, significa che questo percorso non è riuscito, allora devo cambiare strategia immediatamente per fare in modo che questa cosa si blocchi. È vero che è un tentativo perché ancora le conoscenze nell'ambito delle malattie del sistema nervoso non sono totalizzanti, non sono assolutamente tutte risapute. Sono tutte cose che noi facciamo in modo indiretto, perché purtroppo il sistema nervoso centrale è un organo inesplorabile, noi non ci arriviamo a vedere dentro cosa c'è. Noi possiamo aprire, tocchiamo il fegato, lo stomaco, facciamo qualsiasi organo, ma il cervello non possiamo fare nulla. È un organo che possiamo solo fotografare, lo fotografiamo con la risonanza magnetica, oltre a questo non possiamo fare nulla. Quindi capite qual è il limite della scienza, a capire in modo indiretto quali farmaci possiamo andare a utilizzare, è uno sforzo in mano. Però la scienza, vi dico, io mi sono laureato, ogni tanto dico non nella preistoria, però ora mi sto cominciando a rendere conto che sono diventato grande pure io, perché sono arrivato nel 92 e quindi rispetto ad oggi costituisce la preistoria. Non c'erano farmaci, non esisteva nessun farmaco. Allora, se dal 92 al 2006 ci sono passati 24 anni e abbiamo 20 farmaci, qualcosa è successo. Allora, tutti i malati, che tutti coloro che si ammalavano prima di quell'epoca erano tutte quante persone destinate alla cosiddetta sedia a rotelle. Oggi no, oggi non è così. Oggi li trattiamo e io sedia a rotelle non ne vedo più. Devo dire la verità. Lì dove noi facciamo una diagnosi corretta, un intervento terapeutico corretto e quant'altro. Poi ci sono una serie di varianti che ovviamente non dipendono dal medico, c'è il paziente che si fa seguire, il paziente che scappa, il paziente che ha paura, il paziente che viene ogni due secondi, cioè, sono una cosa insomma, che noi non riusciamo a gestire, però nell'ambito delle procedure corrente ovviamente noi la possibilità, gli strumenti di terapizzare queste persone, cioè per quanto riguarda le forme secondarie progressive, la scienza ci sta cominciando a dare qualche piccola notizia, ci sta dicendo che probabilmente l'anno prossimo dovrà uscire un farmaco che come indicazione dovrebbe avere anche le secondarie progressive, non soltanto la remittente ma anche la secondaria progressiva, e questa sarebbe davvero la nuova sfida del futuro, perché non sia mai, diamo questa notizia, la fila, perché noi dovremmo lavorare giorno e notte. Perché dice lei deve lavorare giorno e notte? Ora non sta lavorando, sto lavorando molto, però i pazienti affetti da secondaria progressiva sono molti di più rispetto a quelli che sono affetti dalla forma remittente recidivante, perché i giovani ovviamente sono già in terapia, quelli in forma secondaria progressiva sono coloro che non hanno farmaci da anni già e che si vorrebbero vedere risollevati in qualche cosa, quando meno sperano in un ulteriore peggioramento, e quindi questo è l'intervento che noi possiamo fare. Cosa fare con la politica? Io questa cosa non la direi adesso, perché ci sono persone che sono molto più competenti di me in merito a questa materia. Michele Filice che è venuto qui con me non soltanto per farmi compagnia, che nonostante noi ci pizzichiamo sull'aspetto calcistico, ma è un grande esperto di welfare e disabilità, è stato un rappresentante regionale e quindi lui sa come rispondervi in merito a questa materia, e mi auguro che questa domanda la rivolga nuovamente a lui. Però ho fatto anche l'amministratore per alcuni anni e l'ho fatto male, onestamente, perché non so fare questa cosa, io preferisco fare il medico, essendo mi sono reso conto dopo 2 anni che non era cosa mia fare l'amministratore, però mi sono reso conto che l'amministratore effettivamente il sociale è molto carente, specialmente nei piccoli comuni, e dove i piccoli comuni non hanno fondi per fare sociale, e dove quello che viene demandato a loro è uno sforzo esclusivamente di natura economica, perché se tu non hai fondi non puoi organizzare. Perché, perdonatemi, c'è un filo logico e sto finendo.
Perché questa cosa? Perché queste persone, ed è una battaglia che loro cercano di fare, dico loro insieme a noi, perché io mi sento molto parte di AISM, perché? Perché la cosiddetta prossimità delle cure, cioè allora il paziente può venire da me ogni 2 mesi a fare un controllo, non ci sono problemi, viene da me. Però durante tutto questo percorso dei 2 mesi c'è un vuoto assistenziale enorme, che deve essere colmato da qualcuno. In che senso? Nel senso che una delle medicine di questa malattia si chiama riabilitazione. È proprio come se fosse un farmaco. E addirittura il farmaco migliore, perché alcuni studi recenti, anche studi nazionali, hanno fatto vedere come l'aspetto riabilitativo riesce a, a dare un contributo sul miglioramento funzionale dei pazienti. Allora, quando noi ci torniamo a casa e siamo a nocera, ci guardiamo intorno e diciamo: ma adesso io la riabilitazione a nocera, dove la faccio? Cioè il posto più vicino dovrebbe essere la Mezzia, vado alla Mezzia e trovo che non ci sono figure che possono fare questa cosa, oppure vado lì e mi fanno una riabilitazione 2 volte alla settimana, insomma ci sono dei vuoti assistenziali, quindi oppure non c'è nessuno che mi accompagna, non so come andare, mi hanno dato il primo turno delle 8:30, i miei sono tutti quanti al lavoro e non ho come fare. Su questi aspetti tipicamente di tipo sociale, a noi c'è il cosiddetto vuoto assistenziale, quindi i pazienti a volte non fanno riabilitazione soltanto per fenomeni di natura così tecnica, gestionale, assistenziale, pratica, e quindi è questo quello che è. Però ripeto, Michele Fici sicuramente ha molti più argomenti di me in merito a questa materia, perché lui ha seguito e segue ancora tuttora per conto di AISM l'aspetto del welfare, quindi è molto più preparato. Faremo lui una domanda. Io ringrazio il dottor Bruno Posto. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Su questo vorrei contraddirla, dottore, perché No. La sezione di Cosenza la conosciamo. Vi presento il signor Mario Bonessa. Dell'AISME della stazione di Catanzaro. Non c'è il presidente per motivi, perché pure lei lavora, quindi mi ha fatto questo piacere di rappresentare l'associazione. Noi alla Mezzia, siccome la sezione provinciale di Catanzaro, però abbiamo sede alla Mezzia Terme, e alla Mezzia Terme ci facciamo diversi servizi, perché abbiamo il pulmino, quindi accompagniamo le persone con disabilità, con la cosa. Come AISM, non come struttura, come AISM. Non per questo volevo dire. Io parlavo di comune, dico, siccome a Cosenza avete questo privilegio di avere la sede in un centro clinico, noi abbiamo una sede invece in una struttura che ci ha dato il comune in comodato d'uso, e cerchiamo di sopperire quelle che sono le carenze dell'istituzione, del comune, delle cose, perché accompagniamo le persone, ripeto, quando debbono fare la fisioterapia all'ospedale oppure al centro clinico San Vitaliano di Catanzaro, o facciamo con i ragazzi del servizio civile, andiamo anche dalle persone che hanno bisogno di assistenza, le facciamo pure queste cose, diciamo, per quello che c'è possibile fare lo facciamo. Certamente a Cosenza siete organizzati meglio di noi, però insomma, tentiamo di farlo anche noi qua a Catanzaro. Il messaggio per chi abita nella città di Lamezia, per rivolgersi a voi, qual è? Quello che è presso di noi troverà l'assistenza possibile, quello che possiamo fare lo facciamo. Insomma, abbiamo anche un centro operativo a Chiaravalle Soverato. Adesso c'è anche da poco, abbiamo aperto sempre con dei volontari anche un centro operativo a Catanzaro, quindi presso la città di Catanzaro, quindi noi cerchiamo di arrivare alle persone con SM in tutta la nostra provincia, diciamo.
Grazie, grazie veramente anche per l'accurato discorso fattoci. Avvocato Fernanda Gigliotti, per quello che sono le istituzioni, per quello che sappiamo che è la vita e la gestione di un comune oggi, c'è la possibilità di rivolgersi al settore del volontariato per dare una seria mano, magari colmare veramente lacune non volute come amministrazione, ma per motivi tecnici? Ma intanto, prima di rispondere alla domanda della dottoressa Notariani, volevo ringraziare Katia per aver organizzato questo triangolare di calcio che abbiamo avuto questo pomeriggio e per aver organizzato poi questo interessantissimo convegno. E dico interessantissimo perché almeno per quanto mi riguarda, pur conoscendo, ahimè, le difficoltà, i drammi che possono essere legati a una malattia come questa della sclerosi multipla, non ero affatto informata. Stasera esco da questo incontro con una conoscenza maggiore sia di che cos'è la malattia, di come si manifesta, di come si cura, ma soprattutto me ne vado confortata dal fatto che in Calabria c'è una risposta sanitaria all'altezza di quella che è la ricerca scientifica mondiale, cioè qui o a New York siamo pari, e questo mi rende estremamente, mi rassicura, non è poco, cioè, mi rassicura. Peggio, invece, non è. Invece no, questo centro che ci è stato illustrato di Cosenza, questa testimonianza su Catanzaro e Lamezia, mi rincuora perché so che molti miei cittadini, concittadini, sono affetti da questa patologia, so che spessissimo prima è la malattia a condizionarne a condizionare la loro vita, poi è appunto, per quanto riguarda chi abita in paesi come Nocera, in una regione in cui il trasporto, no, ma diciamo, da un punto di vista sanitario, ripeto, sono rincuorata nello specifico, ma il trasporto è disastroso, perché per una persona, per una famiglia di Nocera, andare a Cosenza piuttosto che a Catanzaro o a Lamezia può essere assolutamente naturale oppure assolutamente impossibile, invalidante. Quindi il fatto di abitare in un paese come Nocera, che per alcuni versi per me è il posto più bello del mondo, per una persona affetta da sclerosi multipla potrebbe essere una iattura. Quindi tenga conto, una famiglia che non può permettersi di pagare una macchina, che non può permettersi di pagare un servizio privato di riabilitazione, che non può... È doppio handicap. Quindi che cosa fare? Io come amministrazione comunale di Nocera ci siamo posti questo problema, ce lo siamo posti perché in un comune come Nocera, dove abbiamo tanti drammi, quello economico pare essere il più grande, in realtà non è così, perché il più grande invece è quello della disgregazione sociale che poi abbiamo trovato. Non è un debito, una dichiarazione di dissesto per quasi 20 milioni di euro, è la disgregazione sociale che c'è, che rompe la speranza, perché il volontariato c'è, ma è un volontariato a macchia di leopardo. Un'amministrazione comunale in questo momento che deve cercare non solo di riattivare quelli che sono i meccanismi di bilancio di un comune dichiarato in dissesto finanziario, ma di riattivare quelli che sono i recettori o le sinapsi, non mi ricordo adesso da quale parte mi devo rivolgere, per attivare quelli che sono i volontari che servono, ma anche l'interesse, cioè ognuno nella propria casa crede di avere trovato l'equilibrio, anche la soluzione dei problemi. Il problema è che poi collettivamente bisogna affrontare delle realtà. Come amministrazione comunale, quindi, noi cercheremo di, e stiamo cercando di fare questa operazione, di attivare lo spirito di volontariato che comunque c'è, di riattivare le attività di molte associazioni,
E perché no, di farne nascere delle altre. Abbiamo presentato già un piano per, di un progetto per il servizio civile dedicato all'assistenza, al volontariato, all'assistenza ai portatori di disabilità o comunque di situazioni di difficoltà, di marginalità anche familiare, non solo derivante da patologia ma anche da altre situazioni, così come abbiamo immaginato da qui a breve, siamo da 5 mesi, da 6 mesi che siamo al governo di questo paese, una nave senza, al momento non c'è una, non siamo ancora assestati su una rotta, anche se abbiamo chiaro dove dobbiamo andare, ma è la barca, questa nave che non riusciamo ancora. No, c'è proprio la barca che c'ha, non c'ha più la cosa, la prua, non c'ha la barra di sotto che dà la direzione, quindi ecco, è una barca in avaria che ha. No, io sto parlando da un punto di vista tecnico, un comune dichiarato in dissesto finanziario non è un comune, è una barca che ha tutte le potenzialità, però il motore si è rotto, noi con tutto che cerchiamo di guidarle, lo sappiamo guidare, abbiamo anche la destinazione, abbiamo difficoltà ovviamente, è una bella forza, è una bella sfida, però... In questa sfida c'è la creazione e l'apertura di un punto di ascolto, per le famiglie, perché spesso è la solitudine che l'amministrazione comunale dovrebbe intercettare. Io ringrazio i medici e le esperienze sanitarie presenti qui oggi. Chiaramente penso che il nostro servizio sanitario, soprattutto quello dei medici di base, faccia un po' ha perso quella funzione. Di essere il punto di percezione di dove è la difficoltà, di orientamento immediato e secondo me una di accoglienza poi sì. anche. E quindi la vera difficoltà è capire, e anche la loro assenza oggi qui in questo convegno potrebbe essere il sintomo evidente, e che anche il servizio sanitario, di base debba trovare una riforma, un cambiamento, perché sembra che siano come gli impiegati del catasto, dalle 8 alle 2 e chiudiamo, e invece no, il medico è una missione, è una fatica, e riconoscere in quella fatica, di cui parlava prima il dottore, la differenza tra una fatica dettata da svogliatezza, da depressione o da stanchezza, da stress, rispetto a una invece un segnale di allarme della sclerosi multipla. Adesso non credo che un medico di base debba saper fare una diagnosi di questo tipo, ma deve saper indirizzare. Quindi le associazioni, punto d'ascolto del comune, le associazioni, una stretta collaborazione dei medici di base che dovrebbero, e per quanto ci riguarda come amministrazione proveremo a farlo, a fargli realizzare quello che comunque una riforma italiana accede al servizio sanitario, cioè la continuità assistenziale, creare un centro veramente in cui la gente va e trova il medico H24, non si deve andare a rincorrere allo studio privato, alla casa o alla guardia medica, quindi creare comunque in ogni comune l'opportunità per un cittadino di sapere dove andare a qualunque ora del giorno o della notte, perché poi il servizio sanitario di base credo che sia quello che costa di più, un ospedaliero guadagna molto meno di un medico di base, quindi e non fa le notti, e non fa i turni, eccetera. Invece fare in modo che in un comune ci sia una struttura organizzata anche con un servizio di continuità assistenziale fa parte del compito istituzionale di un sindaco, pretenderlo, sollecitarlo. Non abbiamo i soldi, però le leggi ci sono, le dobbiamo rispettare tutti e le dobbiamo fare anche noi comuni. Noi comuni ci possiamo attivare, in questo momento ci siamo già attivati, sia per aggiustare una macchina e l'abbiamo messa a disposizione delle famiglie che devono, che non possono andare disporne di una, ma il minimo sindacale che possiamo fare è mettere a disposizione una nostra macchina, un nostro dipendente che li accompagna a fare la riabilitazione,
avevo proposto e lo continueremo a proporre l'opportunità, visto che sono diversi, e poi c'è il problema del turno, a me l'hai data alle 8:30, quello ce l'ha alle 12:30, non si riesce a fare, è molto più difficile spostare 10 persone alla mezza a fare la terapia e magari sarebbe molto più semplice spostare il terapista una volta alla settimana, non c'era, più semplice, più economico, ma sembra che la semplificazione delle cose è la cosa più difficile da ottenere per questa nostra burocrazia, e noi è una cosa che abbiamo chiesto e che proveremo ancora a farla, anche perché abbiamo una struttura sanitaria che si presta anche a questo, ad accogliere le persone, e ad una struttura sanitaria raggiungibile da tutti, così come abbiamo da ultimo chiesto e abbiamo partecipato, nonostante siamo stati eletti da poco in zona Cesarini, scadeva il termine, abbiamo partecipato al bando regionale per l'acquisto di un pulmino da destinare ai disabili, e speriamo tanto di riuscire a vincere, ad avere questo finanziamento, perché per noi è fondamentale dare servizi ai cittadini. Nocera, un paese come Nocera, che è marginale rispetto a tante altre realtà come la Mesa, come Cosenza, ha una qualità della vita, se escludiamo i casi di patologia, molto migliore. Cioè noi, la qualità della vita che abbiamo a Nocera, i lametini, i cosentini, i regini, per non parlare dei romani, se la sognano, però devi stare in salute. Se non stai in salute c'è una difficoltà. E allora riuscire a organizzare un comune per superare questi gap significa rendere appetibile un paesino come Nocera anche per chi è portatore di patologie che in qualche misura, se non c'è un sistema di medicina di base di ascolto e non c'è un'amministrazione che ti ascolta pure, potrebbe essere penalizzante. Ecco, noi con tutta la difficoltà che abbiamo, che stiamo affrontando ogni giorno, cercheremo sempre di più di renderci parte attiva in quel poco che possiamo, ma lo faremo. Signor Sindaco, un coordinamento fra le parti e le forze per arrivare a questo obiettivo, magari parliamo solo del momento sanitario? Ma noi lo stiamo già facendo, già per altre attività l'abbiamo fatto, sinceramente. Credo di avere, abbiamo fatto anche una delle prime riunioni che abbiamo fatto come amministrazione comunale è quella con i medici di base. Non vi nascondo che ce n'è venuto uno, ma la mattina la riunione del pomeriggio. Non è facile, ci sono, il dramma di questo paese, dell'Italia, non è il popolo, non è la gente, non sono i malati nel caso delle malattie, spessissimo, mi dispiace dirlo, è la classe dei professionisti. Se l'Italia si trova in questo strascume perché chi ha fallito non è il malato, non è il povero cittadino, è il professionista, è la borghesia, chiaramente la politica, eccetto la classe dirigente. Quindi nella classe dirigente non c'è solo la politica, ci siamo tutti. Io prima di essere sindaco sono avvocato, cioè faccio parte di quella parte di società civile che gli è venuto il prurito di fare, come ha detto il dottore prima, di iniziare un percorso politico. Quindi il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui c'è l'opportunità di fare delle cose, e lo dicevo prima, di discutere delle cose, quindi un progetto, una possibilità di dare posti di lavoro, ti vedi tutti, te li trovi tutti. Quando c'è da organizzare un servizio, un lavoro, un bisogno, una necessità, prendere cioè in mano un problema nudo e crudo e cercare di capirlo, di comprenderlo e poi di risolverlo se possibile, quasi sempre ti ritrovi da sola. Oggi siamo invece in una condizione in cui l'ascolto delle persone deve essere raccolto. A Nocera c'è stato troppo poco ascolto, stiamo cercando di iniziare, peraltro c'è anche di contro tanta gente che parla a vanvera, cioè, adesso lo dico perché sembra a proposito, esatto, a proposito di volontariato, di disponibilità verso il prossimo, di tolleranza, di aiuto,
c'è gente che fomenta anche situazioni di intolleranza. Noi lunedì sera parleremo appunto di un problema dei rifugiati, perché sono nate delle fantasie, delle favole, eccetera, per dire è difficile in un paese come Nocera diviso riuscire a far passare dei messaggi di coesione di cui lei parlava e di cui tutti siamo sicuri e siamo convinti che ci sia bisogno, ma non è facile. Un paese come Nocera, come tanti altri, in cui spessissimo la faida, la lotta politica diventa di tipo personale, riuscire anche a mettere insieme due medici o quattro associazioni diventa impresa. Però noi ci stiamo provando, ci riusciremo, ci vorrà del tempo, ma in qualche modo non molleremo la presa. Da un punto di vista amministrativo, ripeto, abbiamo assunto delle iniziative, spero che andranno a buon fine e che presto, a parte una macchina che abbiamo aggiustato da dare in disponibilità alle famiglie che ne hanno bisogno, potremo anche avere questo pulmino, ma soprattutto speriamo che l'ASP di Lamezia e di Catanzaro, scusate, riesca a capire che è molto più semplice, più economico per il servizio sanitario mandare un terapista laddove si trova il malato piuttosto che spostare 10 famiglie e mandarle a Lamezia o a Cosenza. Quindi sposo in pieno l'idea della medicina del territorio di cui si parlava prima, che è la formula vincente soprattutto per malattie così croniche, e quindi non è un fatto di emergenza, è un fatto di programmazione. Noi come comune ci saremo. Volevo ringraziare, finisco, Riccardo Cristiano, che è venuto qui da ospite e lo abbiamo trasformato in tecnico. Grazie Riccardo. Che valore ha questo gesto? Tutto forte. Beh, certo, è questo dell'autocoinvolgimento. In maniera forzata, volontario. Grazie signor Sindaco, grazie, un applauso a Fernanda Gigliotti. Prima di disentire, il signor Mario Paonessa e i volontari, nonché appartenenti agli organi organizzativi dell'AISM della provincia di Cosenza, quindi territoriali, ascoltiamo quello che ha da dire prima la dottoressa, la psicologa, e poi gentilmente lei si metta qui vicino così dopo le posso passare il microfono. Allora, ascoltiamo quello che ci deve dire inerente la malattia della sclerosi multipla la dottoressa Amato Mariannina, che è una psicologa. In ogni malattia ci sono gli aspetti psicologici, in questa di malattia che è la sclerosi multipla, che come ci ha detto il dottore non sempre si può avere il polso di quelli che sono i sintomi per attuare una prevenzione. Nel momento in cui la si scopre, o la si accetta, o non la si accetta e si sta peggio, o la si consapevolizza dopo l'accettazione, si hanno dei momenti psicologicamente non di buon equilibrio per il proprio sistema. E introduco così la dottoressa. Ho rivisto Simona dopo gli anni dell'università, quando eravamo migliori amiche. Solo il giorno della tesi mi ha confidato di avere la sclerosi multipla. Perché non me ne ha parlato prima? Io avevo capito qualcosa. Perché io non l'ho chiesto? Dottoressa. Allora, innanzitutto ti ringrazio per come mi hai introdotto, perché mi dai modo di dare spazio anche attraverso la tua introduzione. E ringrazio, prima della mia relazione, ringrazio Stella che mi ha invitato a venire e parlare anche delle problematiche inerenti a questa malattia neurologica. Praticamente, se devo rivolgere a quel testo oppure... No, io ne ho preso spunto. Ok, allora, effettivamente l'esordio di questa malattia interviene dai 20, quando una persona raggiunge i 20 anni, o l'altro gap sarebbe i 40, quindi dai 20 ai 40 anni. Possiamo dire che la massima esponenzialità
della giovinezza, della vitalità di una persona. E venire a conoscenza di una malattia simile che porta ad una degenerazione progressiva con continui cambiamenti vitali per la persona, quindi nelle sue funzionalità quotidiane, comporta un continuo anche rimettersi in discussione quotidianamente. La prima fase dello scoprire, ecco, l'avere la diagnosi, la prima fase è quella dello shock, cioè la persona quando scopre di essere dinanzi, di aver identificato quei segni di affaticamento, di perdita di memoria, di difficoltà di concentrazione, ma anche di coordinazione di alcune azioni, solo allora riesce a capire che quei segni sono i premonitori ad una diagnosi, tra l'altro anche nefasta, perché insomma questa sua progressività e cronicità nel tempo. E quindi ha uno shock, si raffredda a questa immagine di una sua persona, prima padrona della vita, padrona del proprio corpo, delle sue abitudini, dell'essere padrona anche del suo futuro. A un certo punto si ritrova a dover rivedersi, e però prima di accogliere la malattia rimane per un bel pezzo in uno stato di panico, cioè cos'è, cosa faccio, cosa farò io un giorno, dove arriverò? Queste sono le domande che una persona normalissima, appena sente una diagnosi di questo genere, si pone. Non c'è dubbio che la persona deve avere attorno anche un contesto familiare e socioculturale di un certo tipo. Infatti l'integrazione nell'ambito della rete sociale è fondamentale. Perché? Perché è proprio la rete sociale che sostiene anche l'aspetto emotivo di questa persona. Il rendere, far conoscere e quindi comunicare questo stato di malattia fa sì che la persona venga sostenuta dal gruppo familiare e in questo caso anche sociale. Però prima che la persona accetti la malattia passa un bel pezzo, cioè è sempre fortemente combattuta e spesso viene anche negata questa malattia, questa diagnosi, viene negata, viene spostato anche la malattia. C'è anche quel pensiero magico, forse hanno sbagliato. Spesso si tenta anche di andare presso un altro dottore, si perde del tempo. Probabilmente, come ha detto anche il relatore precedente, si raggiunge la consapevolezza di questo stato dopo un po' di tempo. E ormai i sintomi prendono anche piede. Ecco perché bisogna avere una diagnosi certa e precisa e anche precoce. Succede che dopo la fase dello shock c'è la fase dell'accoglienza di questa malattia, quindi due sono le modalità di reazione legate più che altro al carattere della persona e anche ai fattori contingenti, anche alla rete sociale. O si è iperattivi, quindi cerchiamo di spostare tutta la patologia, sì, io sono, continuo ad essere normale, oppure si lascia vivere dalla malattia. Quindi sono due livelli dove uno porta ad un'estrema ansietà, e quindi ad una forte stress, quasi anche possiamo dire maniacale, e l'altro invece troviamo ad un abbassamento d'umore, sino a raggiungere anche delle fasi depressive. È necessario comunque che la persona prenda consapevolezza non solo della malattia, ma quello che può comportare la malattia.
Per fare questo ci vuole anche un percorso di conoscenza di se stesso e quello che praticamente potrebbe raggiungere nel tempo, quindi le competenze che può raggiungere nel tempo. Di se stesso perché spesso abbattuto dalla diagnosi, ecco, non vede le potenzialità che probabilmente ha e che non riesce a mettere a frutto. E quindi queste potenzialità, queste risorse devono essere valutate, messe dinanzi agli occhi della persona e quindi rese fruttuose per il suo per l'impostazione di vita successiva. Quindi trovare le risorse e poi utilizzare delle strategie, le strategie di coping. Ora, la persona nel tempo abbiamo visto che è resa affaticata nel quotidiano, quindi qualsiasi azione che va a svolgere, un'azione che per noi tutti sarebbe del tutto tranquilla, un'azione che comunemente viene svolta sino a prima della diagnosi, poi viene svolta con grande difficoltà. Ebbene, in questo caso le strategie di coping servono sia per contenere la forte emozione della persona, quindi contenere, trovare delle strategie perché possa ridurre o elevare ad uno stato, diciamo, emotivo più equilibrato, e poi di trovare delle strategie per raggiungere, per risolvere quei problemi quotidiani che dovrebbe giornalmente avere. Oltre a questo, bisogna che la persona, inserita in un contesto familiare, quindi anche sociale, ritrovi la motivazione ad uscire, a comunicare, a relazionarsi con le difficoltà che ovviamente la patologia porta, e soprattutto che trova il cosiddetto dare senso alla propria vita. Il dare senso alla propria vita vuol dire avere anche una prospettiva del futuro, avere una prospettiva del futuro con la malattia, quindi con tutto ciò che la malattia può contribuire a devastare nella vita, ma nello stesso tempo a trovare quotidianamente quegli elementi, quelle risorse per sapersela gestire. Grazie. Che cosa succede quando un ammalato di sclerosi multipla si avvicina allo psicologo? Cosa gli è venuto a mancare? In che parte è carente? Chiede sostegno. Allora, perde la visione di se stesso, perde la visione di se stesso perché viene messo in discussione il suo stato, la sua autostima, viene a perdere anche l'identità personale, chi sono io, e quindi tutti questi elementi vanno ridefiniti, rimodulati e ricontestualizzati nella vita al futuro. Non solo, c'è da premettere anche che questi soggetti hanno anche dei disturbi legati ad aspetti cognitivi, quindi una bassa concentrazione, disturbi visuopercettivi, disturbi della memoria, eccetera. Lo psicologo, dobbiamo differenziare lo psicoterapeuta dallo psicologo cognitivo, perché lo psicologo cognitivo potrebbe riattivare una dimensione riabilitativa di questa sfera cognitiva che è venuta piano piano a deficitare. Mentre lo psicoterapeuta lavora sul dare il senso, sulla riscoperta del proprio sé, quindi veicolare questa dimensione psicoaffettiva verso una dimensione della prospettiva futura. Ecco. Grazie, grazie mille alla dottoressa Marianina Amato. La domanda che mi ha suggerito correttamente il dottor Bruno Bossio di fare
a chi era competente sulla legislazione e sull'organizzazione del volontariato in territorio, in questo caso regionale calabrese. L'abbiamo anche già fatta, e ne abbiamo parlato ampiamente con il signor Michele Filice. Adesso facciamo una domanda tecnica invece al signor Michele Valva. Allora, rubo una frase a Wolfgang Goethe. Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna tra i componenti, però la dedico al signor sindaco. Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna tra i componenti un sereno rispetto reciproco. Bella, questa dedica. La missione di AIS. Al mondo liberato dalla sclerosi multipla si può arrivare solo con l'impegno a tutto campo di tanti, giorno dopo giorno. In particolare si rappresentano e si affermano tali diritti. Al centro di tutto ci sono però le persone con i loro diritti. E per questo, senza sostituirci alle istituzioni e ai servizi pubblici, ma raccordandoci con tutti, operiamo ogni giorno per rappresentare e affermare il diritto di tutte le 75.000 persone con sclerosi multipla che vivono in Italia alla piena inclusione sociale, alla salute, al lavoro, oltre ogni discriminazione. Per dare forza a questo settore, noi ci salutiamo prima dei saluti di rito, ci salutiamo così. Che forza deve avere questo di settore del volontariato? Grazie. Come è stato ampiamente rappresentato finora, questa patologia è così complessa che da soli non la si può affrontare. Il volontariato svolge un ruolo fondamentale nel mettere in relazione ciò che la struttura sanitaria ha preparato territorialmente, qui ne abbiamo un esempio del centro di sclerosi multipla di Cosenza, con le necessità dei pazienti, perché ogni paziente di sclerosi multipla è un mondo a sé per certi aspetti, perché ha bisogno di, può avere bisogno di continuo, oggi dell'oculista, domani dell'urologo, dopodomani di qualsiasi altra figura professionale. E questo non può che trovare organicità in un contesto non solo nell'ambito della neurologia più in generale, ma di persone che oltre ad essere neurologi hanno la specificità della sclerosi multipla. La complessità deriva da questa cosa, deriva dal fatto che un paziente ogni volta non deve raccontare la sua storia di come dei 20 anni, 30 anni che convive con questa malattia. Da qui la necessità di essere preso in carico da un centro di sclerosi multipla. E la realtà che è stata rappresentata è davvero un esempio di eccellenza, io direi, ma non perché si trova a Cosenza, ma perché Cosenza ha avuto l'opportunità di fare un percorso, come dire, di aver individuato le necessità primarie del paziente di sclerosi multipla e di aver, insieme all'azienda sanitaria, istituito questo polo. Il polo di eccellenza deriva dal fatto di aver compreso da prima l'orizzonte della tematica della sclerosi multipla inserito come percorso a sé, dove il paziente trova risposta alle sue necessità, che sono molteplici. Io ho la moglie ammalata di sclerosi multipla, per cui la realtà la vivo e da volontario e da marito, e quindi in una complessità, come dire, in un'ottica più allargata. La dottoressa che mi ha preceduto parlava della famiglia. Questa patologia, in realtà, come dire, quando ti cade addosso questa tegola, è impreparata la persona che la subisce in prima istanza, ma è impreparato anche chi gli sta accanto. Non perché non lo voglia fare, ma non sa che cosa fare. E allora, come è stato detto, c'è bisogno, e in prima persona la persona che ne è affetta, che come dire, passa attraverso varie fasi, quella del rifiuto della patologia, perché nessuno è, io non ho esperienza di persone che sono così sante da dire io vorrei una sclerosi multipla, ma anche in questo, però forse si accende una speranza quando
come dire, la persona e i suoi familiari fanno, si pongono un obiettivo. E qual è questo obiettivo? Quello di non lasciarlo da solo, perché si può fare anche esperienza di vivere da separati in casa, no? Io grazie a Dio, e dico grazie a Dio, ho un'esperienza di tipo diverso, è quella testimonianza che vi posso dare, non una diversa, e cioè la testimonianza di chi ha fatto un percorso di riabilitazione a questa malattia. E non mi ha fatto tanto paura, perché ho avuto anche una speranza cristiana che mi ha sostenuto. Lo dico non perché sono in una chiesa, ma questa è la, come dire, è la mia realtà. E quindi, che non significa essere, come dire, rincorrere ed essere miracolistici. Io ricordo sempre una frase di Pascal che dice: tutto con la ragione e nulla senza la ragione. Questo non significa che i percorsi debbono essere alternativi, ma significa solo trovare un equilibrio quotidiano di fronte al quale tu, prima che ti succeda una cosa, non sai come comportarti. E allora quello è il momento in cui ti verifica per te stesso di quanto è grande il tuo io e di come devi spenderti per un altro e di come devi spenderti anche ricorrendo ad un centro, perché il percorso che ognuno di noi fa è veramente molto molto soggettivo, nel quale non puoi essere lasciato solo. Quindi spero di aver risposto a questa domanda che lei mi ha fatto, e sulla necessità che del volontariato di crescere in conoscenza, perché serve anche a canalizzare laddove sono le necessità primarie per un ammalato di essere. E grazie. Dottor Bosco ci vuole salutare qualche, noi ringraziamo ancora lui per la presenza, ci vuole lasciare un messaggio finale il nostro signor sindaco, l'avvocato Fernanda Gigliotti, comunque auspichiamo che si verifichino le cose che ci ha detto prima. Io anche per avere risultati, eventualmente anche aprirsi ad altre, grazie ai suoi progetti in realtà di volontariato, di associazioni, considerato che ce n'è sempre bisogno. Ma sicuramente quello che faremo è guardarci intorno, mai chiudersi nel proprio salotto di casa, ecco, nel proprio salotto di casa. Noi cercheremo e cercheremo tutti. Ringrazio voi di aver onorato questa cittadina della vostra presenza, ringrazio Caterina per averlo organizzato e averci fatto vivere questa esperienza formativa oltre che informativa. Perché no? Alla prossima, non solo come iniziativa così per parlare della malattia, ma con qualche sviluppo in più. Grazie veramente, grazie a una presenza concreta, autoritaria e politica che è stata quella del signor sindaco. Cos'è la sclerosi multipla? La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile, spesso invalidante. Colpisce maggiormente le donne, in un rapporto di 2-1 rispetto agli uomini. Le persone con sclerosi multipla hanno diritto a una buona qualità di vita e all'integrazione sociale, e per questo AISM offre percorsi sempre più articolati e mirati, che nascono dall'ascolto diretto e costante dei bisogni delle persone con sclerosi multipla, che in AISM diventano protagoniste delle scelte e delle iniziative, imparando a convivere con la sclerosi multipla senza rinunciare a realizzarsi negli affetti e sul lavoro. Molte le opportunità messe a disposizione dell'associazione, potete leggere con calma i numeri e le indicazioni che passeranno in questo momento. Servizi di informazione, qual è il numero verde, il nostro sito associativo www.aism.it, il blog Giovane Oltre ASM, attività di supporto per rispondere in modo personalizzato in base alle vostre diverse fasi di vita e al decorso della malattia. Grazie al dottor Roberto Bruno Bossio, grazie all'avvocato Fernanda Gigliotti, grazie alla dottoressa Amato Mariannina, grazie all'organizzatrice Caterina Stella. Arrivederci.